Buongiorno, benvenuti a questo webinar di presentazione sul nuovo sistema di verifica Viaggio con Fiducia, Travel with Confidence. Sono Luigi Mazzaglia, amministratore delegato della Vireo SRL. Insieme a me a condurre questo webinar c'è un collega, il dottor Eddie Papais, che interverrà successivamente. Vireo SRL è una realtà con sede a Padova che opera nell'ambito delle certificazioni a carattere ambientale o meglio della sostenibilità. Ci occupiamo di certificazione FSC, certificazione MSC, riduzione dei gas a effetto serra. Da circa un anno e mezzo, secondi a livello mondiale, abbiamo ottenuto l'accreditamento ASI per poter svolgere certificazioni GSTC nel settore del turismo. Il GSTC, il Global Sustainable Tourism Council, è il principale schema di certificazione del turismo sostenibile per le strutture alberghiere. E come Vireo operiamo appunto in questo settore dall'agosto del 2018. Oggi ci concentriamo su un nuovissimo servizio, si chiama Viaggia con Fiducia, Travel with Confidence. L'obiettivo del webinar è offrire una panoramica di quello che è questo nuovo meccanismo, partendo dai criteri, focalizzandosi successivamente sul meccanismo di verifica e infine sugli aspetti legati alla comunicazione. Ci alterneremo io e il collega Eddie Papais. Per prima cosa, però, è necessario soffermarci su quelli che sono gli obiettivi del sistema di verifica, Travel with Confidence. Allora, è un nuovo meccanismo, un sistema per dare la massima fiducia all'ospite tramite un nuovo controllo gestito da un organismo esterno che per l'appunto è Vireo. L'obiettivo non è quindi quello di imbastire o creare un nuovo protocollo, ce ne sono già tanti a livello nazionale, a livello locale, quanto di creare un meccanismo che dia ulteriormente fiducia agli ospiti delle strutture alberghiere, cercando di fare qualcosa, cercando che facciano qualcosa oltre i requisiti di legge che sono previsti. Abbiamo battezzato questo meccanismo Travel with Confidence, Viaggio con Fiducia, per quale motivo? Perché obiettivamente non possiamo parlare di sicurezza. La sicurezza purtroppo è qualcosa che non si può garantire. Quello che possiamo fare è cercare di dare il più possibile fiducia, che tutte quante le misure, tutte quante le procedure per garantire la massima tutela e la massima prevenzione siano rispettate. Il webinar prevede un focalizzarsi su quelli che sono i criteri, una prima parte è gestita appunto dal mio collega Eddie Papais, dopo parleremo velocemente di quelli che sono i sistemi di verifica e infine con la comunicazione. Alla fine del webinar avremo spazio e tempo per domande che saranno gestite tramite la chat di Zoom. Invitiamo quindi già da adesso tutti i partecipanti a scriverci. Quando siamo appunto in conclusione del webinar cercheremo di rispondere a tutte quante le domande o alle eventuali considerazioni che possono arrivare. Il materiale relativo a questo webinar sarà disponibile alla registrazione su YouTube. La presentazione sarà disponibile invece sul nostro sito internet, mentre invece il protocollo, il meccanismo di verifica è disponibile su richiesta. Potete scriverci a info@vireosrl.it e vi manderemo una copia di tutto il meccanismo. Che cos'è intanto, giusto per cominciare, questo viaggio con fiducia, Travel with Confidence? È una combinazione di due elementi. Come testimoniano i due incastri del puzzle. Da un lato abbiamo dei criteri, che dopo vedremo meglio, dall'altro un meccanismo di verifica. Quindi non è esclusivamente un nuovo insieme di linee guida, protocolli, requisiti, ce ne sono già tanti a livello nazionale, e non è esclusivamente un meccanismo di verifica di conformità legislativa. È una combinazione di questi due elementi. E questo è il punto di partenza per proseguire con il nostro webinar. Eddie, lascio a te la parola per affrontare i criteri.
Buongiorno a tutti, sono Eddie Pappais, collega di Luigi Mazzaglia in Vireo. Io seguo diversi schemi di certificazione e faccio parte del gruppo di lavoro che ha sviluppato i criteri, il meccanismo di verifica e la comunicazione Travel with Confidence. I criteri sono il risultato dello studio e dell'elaborazione di linee guida e documenti tecnici provenienti dalle fonti nazionali ed internazionali più autorevoli. Abbiamo coinvolto durante l'elaborazione di questi criteri anche tecnici del settore, esperti di salute e sicurezza e stakeholder del settore turismo. Questo perché abbiamo voluto creare uno strumento che fosse sviluppato in collaborazione con gli albergatori per dare un strumento per gli albergatori. Ok, questa è una lista dei criteri che abbiamo sviluppato e che coprono tutti gli aspetti, le aree e i processi gestiti dalle strutture ricettive. Questi vengono raggruppati all'interno di sezioni che vanno letteralmente dalla A alla Z e coprono tutte le possibilità e tutte le tipologie di strutture alberghiere, sia che se siano localizzate in ambiente urbano, in ambiente montano oppure in un ambiente costiero. Non tutte queste sezioni sono applicabili ad ogni tipologia di struttura, infatti se prendiamo in considerazione ad esempio la sezione U relativa alla spiaggia, questa ovviamente non è applicabile a delle strutture che non hanno in gestione parti di litorali, così come può accadere per esempio per la gestione di palestre, piscine o altri servizi non gestiti dalle strutture alberghiere. Questi criteri sono stati pensati per poter offrire a tutti la possibilità di certificarsi e di dimostrare all'ospite e a tutti gli stakeholder le azioni intraprese dalla struttura ricettiva per garantire la massima tutela del proprio ospite. Questi criteri saranno oggetto anche di revisione periodica nei prossimi mesi. Come sapete, infatti, si sono susseguite negli ultimi mesi linee guida e documenti sempre più dettagliati ed aggiornati. A tal proposito, noi aggiorneremo anche questo documento durante i prossimi mesi di verifica. I criteri definiscono ciò che la struttura deve fare, ma le modalità e gli strumenti per soddisfare i criteri sono definiti dalla struttura stessa. Abbiamo voluto dare un taglio pratico a questo strumento. Ci sono delle parti documentali e delle procedure che si richiede alla struttura ricettiva di implementare, ma vogliamo che questi criteri siano chiari, facilmente applicabili e facilmente verificabili durante l'attività di ispezione presso le strutture. Qui ho campionato una serie di requisiti che ora vedremo insieme, partendo dalla sezione A relativa agli aspetti generali e sistema di gestione. Possiamo vedere il criterio A2 che prevede che le strutture ricettive abbiano delle procedure documentate, per quanto non debbano essere complesse, si richiede che queste procedure siano disponibili alla visione dei dipendenti. Questo verrà verificato non solo a livello documentale, ma attraverso delle interviste con il personale si andrà a verificare che queste procedure siano effettivamente implementate. È importante inoltre definire i ruoli e le responsabilità, ed è questo un po' quello che prevede il criterio A3. Quindi la struttura deve designare un responsabile del sistema COVID, che abbia quindi responsabilità per l'implementazione di questi criteri, di queste procedure, e che sia un po' un punto di riferimento non solo per lo staff interno, ma anche per gli ospiti per ogni eventuale necessità e chiarimento. Se ci muoviamo alla sezione F, troviamo la parte relativa all'accoglienza dei clienti, quindi il primo controllo
contatto con il cliente avviene spesso alla reception. È importante che la struttura ricettiva coinvolga il top management, tutto lo staff, ma è fondamentale anche il contributo dell'ospite, in quanto tutte queste azioni che vengono messe in piedi la struttura ricettiva non sarebbero così efficaci se non ci fosse la collaborazione dell'ospite. Durante il check-in viene chiesto che le informazioni sulle misure Covid agli ospiti vengano trasmesse, quindi vengano trasmesse in maniera verbale, ma anche attraverso l'utilizzo di documenti informativi che trasmettano quindi regole, buone prassi, indicazione del responsabile Covid, eppure anche un canale di comunicazione con Vireo SRL, l'ente che svolgerà poi le verifiche in campo, per poter comunicare eventuali segnalazioni, eventuali mancanze in questo sistema identificate da parte dell'ospite. Come dicevamo prima, è fondamentale la collaborazione da parte di dipendenti e collaboratori, quindi si prevede che ci sia una formazione iniziale di dipendenti e dei collaboratori, qualora dovessero essercene. Questa formazione verrà verificata in campo attraverso interviste con il personale, verrà inoltre chiesto anche di registrare questa formazione iniziale per verificare le modalità con cui questa è stata svolta. Passando ad aspetti un po' più pratici, ci muoviamo verso la sezione M relativa alla pulizia e disinfezione delle aree comuni. Se andiamo a vedere ad esempio il criterio M3, questo prevede che l'ispettore in campo controlli che ci sia una regolare verifica dei dispenser gel disinfettanti e saponi disposte in tutte le aree comuni. Quindi questi criteri sono facilmente verificabili, o sono soddisfatti o non sono soddisfatti, non ci sono delle vie di mezzo. La sezione O riguarda la pulizia e la disinfezione delle stanze ospiti. Anche qui ho selezionato un paio di criteri. Il criterio O1 prevede che ci sia una procedura condivisa con lo staff che si occupa della pulizia e della sanificazione delle stanze, che includa delle linee guida e una chiara identificazione dei prodotti, dei dosaggi, della metodologia per la pulizia delle stanze. Il criterio 3 copre anche, per esempio, la pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento, che potrà essere svolta da dei collaboratori esterni. La sezione R, relativa alla piscina, prevede al criterio R1 che ci siano dei cartelli informativi sulle misure Covid. Questi cartelli informativi sono molto importanti e ritroveremo questo criterio in diverse sezioni dello standard, in quanto è fondamentale la comunicazione visiva all'ospite per far sì che l'ospite supporti l'attività ricettiva nel rispetto di queste procedure. Il criterio R2 riguarda invece la procedura di disinfezione piscina. E qui l'auditor sarà tenuto a verificare la metodologia e la frequenza con cui vengono verificati i parametri, quali per esempio il cloro, il pH. Questa attività di verifica verrà fatta non solo sulle registrazioni mantenute da parte della struttura, ma anche coinvolgendo il personale che segue queste attività. Quindi verificheremo quali sono gli strumenti utilizzati e come vengono fatte queste verifiche, per valutare anche che lo staff sia competente e formato per gestire queste attività. L'ultimo criterio che vorrei vedere insieme a voi è sezione U, che riguarda la spiaggia. Come dicevamo prima, non tutte le sezioni sono applicabili a tutte le strutture. Questa è una sezione che riguarda evidentemente solo strutture ricettive che hanno in gestione una porzione di litorale, quindi hanno un controllo diretto anche sul litorale. Si chiede che vengano identificate, per esempio, dei percorsi di entrata e uscita dalla spiaggia per evitare assembramenti o comunque contatti tra gli ospiti. E il criterio U5 prevede inoltre il distanziamento delle attrezzature, quindi venga garantito almeno
10 metri quadri per ogni ombrellone e la distanza di almeno 1,5 metri per le attrezzature quando non posizionate nel posto ombrellone. Come avete potuto vedere, quindi, sono dei criteri di carattere fortemente pratico, quindi sono facilmente verificabili da parte nostra e sono chiaramente implementabili da parte delle strutture ricettive. Grazie Eddie. Come si diceva prima, appunto, le sezioni di questo meccanismo sono veramente numerose e i criteri da rispettare altrettanto. E alcuni, l'ho già detto Eddie, non sono applicabili, dipende ovviamente dalla situazione, però coprono tutta la gamma e il ventaglio di strutture alberghiere ricettive che possiamo avere. Questo per far sì che il sistema possa essere anche adottato o possa essere adottato da tutte le tipologie di strutture che sono interessate. Dopo aver analizzato un po' a campione alcuni dei criteri, concentriamoci su quelli che sono i sistemi di verifica, il sistema di verifica. Questo ha degli elementi chiave. Il primo, abbiamo stabilito delle frequenze specifiche di queste verifiche in campo. Le verifiche verranno fatte a sorpresa, senza preavviso, e infine ci sono, sono state ben definite, delle particolari modalità di svolgimento della verifica stessa. Analizziamo per prima cosa la frequenza. È stato stabilito di avere una frequenza mensile. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la struttura rimane aperta 4 mesi l'anno, da giugno a settembre 2020, subirà almeno 4 visite. Se la struttura rimane aperta fino alla fine dell'anno, riceverà o 6 o 7 visite. La frequenza mensile è uno di quegli elementi importanti che sarà anche necessario trasmettere ai propri clienti per dimostrare una continuità della conformità nei confronti del sistema, nei confronti dei criteri. A parte la frequenza mensile, scusate, siamo andati. Sta tornando indietro, grazie Eddie. Allora, abbiamo detto la frequenza, la verifica e lo svolgimento della verifica. Frequenza mensile, e soltanto la prima verifica viene programmata anche per prendere una corretta visione di quelle che sono le procedure e le istruzioni documentate di cui parlava Eddie prima, quindi il primo incontro è indubbiamente programmato. E il calendario viene stabilito da Vireo, quindi non dagli auditor incaricati, e non viene comunque comunicato in nessun modo all'organizzazione. Il secondo elemento, modalità delle verifiche. Allora, abbiamo detto che verranno svolte senza preavviso, quindi non ci sarà comunicazione neanche a breve termine di quando l'auditor si presenterà presso la struttura per svolgere la verifica. Ovviamente la sorpresa, in senso buono, può funzionare soltanto con una turnazione degli auditor, dei verificatori, che è comunque già prevista. Quindi non andranno mai le stesse persone presso la struttura per garantire sempre questa tipologia di verifica. Come verrà svolta? Allora, per prima cosa non ci sarà qualifica iniziale da parte dell'auditor incaricato. Forse il disegno del fantasmino è un po' eccessivo. Comunque l'idea è proprio questa. L'auditor non pianifica, o meglio, non informa l'azienda dell'audit che si sta svolgendo, che si deve svolgere, e all'inizio dell'audit non si qualifica. Quindi si sposta all'interno della struttura, grande o piccola che sia, come se fosse un cliente qualsiasi, cominciando a raccogliere evidenze, informazioni circa la conformità ai vari criteri dello standard, ai vari criteri del meccanismo. Ovviamente arriverà un momento in cui questa fase di mystery audit dovrà terminare,
necessariamente, perché l'auditor dovrà qualificarsi presso il direttore o presso il COVID manager per poter accedere a quelle aree della struttura dell'albergo che come ospite non sarebbero accessibili. La registrazione della conformità o della non conformità sarà molto rapida, molto veloce. Non abbiamo previsto una checklist, non abbiamo previsto uno strumento che permetta la raccolta di evidenze molto pratiche. Qui non c'è il grigio, c'è soltanto il bianco e il nero, o meglio, il verde e il rosso, sia conformi o non sia conformi. Questo renderà le verifiche molto rapide e questo è importante perché i criteri da andare a controllare durante la giornata di audit prevista sono veramente numerosi. È previsto che l'audit venga chiuso in giornata, quindi non c'è una fase di revisione, non c'è una fase di finalizzazione e l'auditor incaricato durante la riunione di chiusura dovrà segnalare e comunicare le eventuali non conformità che sono state riscontrate durante la giornata. A fronte appunto di queste non conformità, l'auditor dovrà mettersi d'accordo e concordare con la struttura oggetto di verifica quelle che sono le azioni correttive che devono essere chiuse entro 5 giorni. Ora passo di nuovo la parola a Eddie per una panoramica sul terzo pilastro del sistema, cioè la comunicazione nei confronti degli ospiti. La comunicazione rappresenta un punto estremamente importante per questo meccanismo, perché è fondamentale trasmettere fiducia all'ospite durante questo periodo post-emergenza Covid-19. Queste vacanze saranno per i vostri ospiti molto diverse da quelle di tutti gli anni precedenti. Ed è importante trasmettere un senso di fiducia nelle azioni che voi intraprendete per garantire o per cercare di tutelare la salute e la sicurezza dei vostri ospiti e del vostro staff. Abbiamo identificato 4 elementi chiave per la comunicazione. Il primo è un certificato, il secondo è un registro delle strutture certificate che sarà pubblico e consultabile da tutti gli ospiti e gli stakeholder, l'utilizzo di un logo, il logo e i trademark Travel with Confidence e un logo pack personalizzabile che sarà consegnato alle strutture ricettive che supereranno la certificazione. Il primo strumento è il certificato. Questo che vedete è il certificato che sarà rilasciato a seguito di esito positivo della verifica alla struttura ricettiva. Perché un certificato? In ambito turistico ci sono un gran numero di autodichiarazioni, però le autodichiarazioni possono avere spesso una efficacia limitata. Questo perché è dovuto alla mancanza di imparzialità. Cosa dà in più una certificazione? Una certificazione garantisce che ci sia un controllo esterno da parte di un ente di certificazione indipendente, si garantisce perciò imparzialità e si trasmette fiducia all'ospite, fiducia sulle azioni che sono state intraprese dalla struttura ricettiva e verificate da un ente esterno. Questo certificato ha all'interno una griglia che possiamo vedere qui nel dettaglio, una griglia su cui verranno applicati dei bollini ad ogni controllo, un bollino per ogni verifica che verrà superata o meno dalla struttura ricettiva. Come potete vedere, cambieranno anche gli auditor, gli ispettori durante le verifiche per garantire un po', come diceva il mio collega Luigi, l'effetto sorpresa durante l'attività. Cambierà anche la cadenza quindi delle verifiche, sempre con cadenza mensile, ma cercando di variare anche la data delle attività. Questo sistema permetterà di mostrare all'ospite questo certificato, per esempio sulla reception, in maniera attiva. Certificato che può essere verificato da parte di ospiti e stakeholder
anche sul nostro sito. Sul nostro sito, accessibile a tutti, ci sarà un registro delle strutture che si certificheranno. Qui vediamo un esempio di un registro per la certificazione di sostenibilità GSTC per il turismo, un altro dei nostri servizi, ma il registro per il sistema Viaggia con Fiducia sarà del tutto analogo, quindi sarà possibile verificare che effettivamente quel certificato esposto alla reception sia effettivamente valido. Qualora non dovesse esserlo, lo status sarà chiaramente verificabile in questa pagina. Il terzo elemento chiave è l'utilizzo del logo. Abbiamo parlato dell'importanza della comunicazione e anche della promozione per cercare di far tornare i vostri ospiti nella vostra struttura. Quindi verranno rilasciati i loghi e i trademark Viaggia con Fiducia, che potrete utilizzare non solo sul sito internet, questo è un esempio del logo che abbiamo utilizzato nella nostra pagina web, ma potete utilizzarlo anche nei vostri canali social, nel materiale promozionale, comunque dove ritenete più opportuno. Parlando a proposito di materiale promozionale, l'ultimo elemento che abbiamo ideato è questo logo pack. Il logo pack verrà fornito in formato digitale alle strutture che si certificheranno e conterrà un visual da banco, una brochure e una scheda che potrà essere consegnata agli ospiti, in cui sono indicate all'interno le modalità per verificare l'effettivo status della certificazione della struttura ricettiva, ma anche per effettuare segnalazioni all'ente di certificazione qualora dovessero essere verificate delle carenze nel vostro sistema. Questo permette non solo la massima trasparenza di questa certificazione, ma anche il coinvolgimento, come dicevamo prima, dell'ospite, che risulta essere fondamentale per l'efficacia di queste misure. Cosa importante, questi supporti saranno del tutto personalizzabili, quindi ogni struttura ricettiva potrà personalizzarli con i propri loghi e potrà quindi utilizzarli come meglio crede. Grazie Eddie, con questa parte circa la comunicazione terminiamo il nostro webinar. Noi vi ringraziamo della partecipazione e cogliamo l'occasione per invitarvi a un evento analogo, un altro webinar online che si terrà lunedì 8 giugno 2020 alle ore 15, totalmente incentrato sulla certificazione GSTC, Global Sustainable Tourism Council, come detto più volte, uno dei nostri servizi per aziende del turismo. Grazie ancora per la partecipazione e a tutti l'augurio di una buona giornata. Buona giornata.